con l'autore della pole position. Vediamo intanto la onda appunto numero 77 di Marco Muzio. Questa invece è la onda numero 5, secondo tempo per Marco Bussolotti. Allora, onda team improve per Muzio, all service by QDP per Bussolotti. Luca Verdini invece terzo tempo con la onda del team MB. Ricordiamo che è secondo in classifica con 4 punti di vantaggio su Bussolotti, un terzo e un primo posto per lui fino a questo momento. E Ivan Goi con l'Aprilia del team Ecodem Racing, che conduce la classifica di campionato con 24 punti di vantaggio su Luca Verdini. Una vittoria e 2 secondi posti per lui. Ma intanto diamo la linea a Filippo Del Monte. Qui con Alessandro Pisani Bardal, un partner storico del CIVA. Alessandro, una bella giornata. Sì, a parte la pioggia, ma quello ci sta, complessivamente una buona giornata, anzi due giornate, ieri e oggi, doppione di gare, direi tutto bene. Noi siamo presenti ormai da tempo nelle competizioni motoristiche, il CIV è obbligatoriamente uno spazio per noi, anche i risultati, quindi tutto perfetto. Perfetto, grazie, a voi la linea. Grazie Filippo, intanto... continuiamo a scorrere insieme la griglia di partenza. Ricordiamo tra l'altro che anche per quanto riguarda la Mille Stock ovviamente si è disputata una gara anche nella giornata di ieri, quindi nella giornata di sabato. È particolare questo appuntamento del Mugello perché presenta appunto una doppia giornata di gare, e nell'occasione di ieri a conquistare la vittoria è stato Luca Verdini, che si è battuto con Ivan Goi e lo ha preceduto al traguardo per soli 82 millesimi. Questi sono gli highlights della gara di ieri, grazie alla regia che ce li ha mandati prontamente. Vedete Marco Bussolotti, tabella numero 5, è andato al comando al pronti via, e poi c'è stata la lotta tra Ivan Goi, che vedete con la Aprilia numero 12, e appunto Luca Verdini. E qui abbiamo il momento invece della premiazione con Marco Muzio, autore della pole, sul terzo gradino del podio. Vediamo gli highlights delle gare che si sono svolte fino a questo momento. Allora, intanto quella di prima era la gara di Vallelunga. Sì, questa sì, sì, è sì. La gara di Monza, quindi ricordiamo, a Vallelunga c'è stata la vittoria di Goi davanti a Bussolotti e a Russo, quindi scusate amici telespettatori, e nella foga di raccontarvi il Mugello abbiamo saltato nel nostro riepilogo appunto Vallelunga. Questa è Monza con Ivan Goi che va a vincere davanti a Verdini, mentre con Ayrton e Badovini invece, sì, che sì, va sì, a conquistare sì. La vittoria. Ha fatto la wild card, no, a Monza. Ha fatto la wild card ed è invece non è presente qui sul tracciato del Mugello. Questa invece appunto è la gara di ieri con la bagarre appunto tra Luca Verdini e Ivan Goi, che hanno chiuso davanti a Marco Muzio e a Marco Bussolotti. Giornata decisamente migliore di quella di oggi per quanto riguarda le condizioni climatiche. Strano weekend, mamma mia. Stranissimo, tra l'altro i telespettatori di Nuvolari potranno seguire la tua gara. Ricordiamo che la Supersport 600, così come la 125 GP e la Superbike, verranno trasmesse in differita nelle giornate di lunedì e di martedì alle 17.30 e in replica alla mezzanotte. Beh, in particolare la 600 Supersport, la tua classe Superbike, la Superbike è stata comunque sotto la pioggia, e in particolare la 600 Supersport. La tua gara è stata comunque molto molto piovosa. Ah, ho preso praticamente tutta l'acqua del mondo probabilmente. Vediamo intanto la griglia di partenza in sovraimpressione, quindi ricordiamo pole per Marco Muzio, poi Marco Bussolotti, Luca Verdini, Ivan Goi, quinto tempo per Danilo Dell'Omo, sesto per Gino Salvatore, settimo per Lorenzo Alfonsi, ottavo per Domenico Colucci, nono per Riccardo Della Ceca, decimo tempo per Michele Conti, undicesimo Riccardo Chiarello, dodicesimo Matteo Baiocco, che rientra, era assente a Monza perché la settimana successiva vi si sarebbe corso il Mondiale Superbike, e poi tredicesimo tempo per Vittorio Bortone, quattordicesimo per Patrizio Valsecchi, quindicesimo Gabriel Perclaz, sedicesimo Andriotta, diciassettesimo Fusco, poi Cantagallo e Andrix Silva, pilota di nazionalità brasiliana, a chiudere lo schieramento di partenza. Allora, finalmente è finita la pioggia sul tracciato
del Mugello, giro di riscaldamento, quarto appuntamento per quanto riguarda la Stock 1000. Ricordiamo invece il prossimo round sarà sul circuito di Misano il 4 luglio, quindi rigorosamente seguito in diretta per quanto riguarda la 600 Stock e la 1000 Stock da Nuvolari, e in differita per quanto riguarda le altre classi. Allora, le condizioni sono ben diverse da rispetto a quelle in cui hai corso tu appunto nella Superbike. Decisamente, vediamo, è ancora molto bagnato, però inizia un pochino la traiettoria quando correvamo noi, diluvio universale proprio. E lo vedrete tra domani e dopodomani nelle nostre differite, condizioni davvero proibitive. Si pensava, noi dalla sala stampa pensavamo che In qualche modo interrompessero. Infatti. Tanta era la pioggia, invece poi alla fine, per fortuna, il tempo è andato migliorando. Vediamo allora intanto il tracciato del Mugello, un tracciato che è il più veloce, se vogliamo. Secondo me, dei più belli, tra l'altro, della scaletta del CIR, insieme a Imola. Peccato appunto che è stato un po' falsato dalle condizioni climatiche. Stranissimo che a giugno ancora queste... Davvero, un'estate che non vuole arrivare e che va a penalizzare tantissimi appuntamenti sportivi. Intanto andiamo a vedere i piloti che prendono posto sullo schieramento di partenza in diretta dal tracciato del Mugello, classe Stock 1000, classe promozionale, quindi per quanto riguarda un po' l'avvicinamento al mondo delle quattro tempi. Subito dopo la 600 Stock c'è cioè la 1000 Stock, e dopo il campionato italiano si va se si riesce ovviamente, nella Coppa del Mondo, che ha le stesse caratteristiche per quanto riguarda appunto la Stock 1000, e che poi è il trampolino di lancio per approdare al mondiale Superbike. Tutto parte da qui, intanto vediamo lo schieramento di partenza. Vediamo il momento del pronti via con... Allora, Muzio parte bene, ma mi sembra anche Verdini. Sì, Verdini davanti. Verdini è davanti, è partito bene dalla terza casella in griglia. Colucci terzo dalla seconda fila, terza fila. Colucci è partito molto bene, è stato... comunque più volte protagonista, e qui vediamo che si cominciano a creare delle traiettorie un po' asciutte. In questo caso qui la scelta delle gomme sarà stata particolarmente difficile. Ma sì e no, perché 10 giri la gara è abbastanza relativamente corta, e di sicuro è un po' difficile che asciughi, ecco, le gomme ideali ancora è la Rail. Quindi avranno montato, o comunque la soluzione ideale sarebbe stata per tutti montare Rail. Gomme Rail. Allora, andiamo a vedere queste prime fasi con Colucci scatenato con la Ducati del team Barnin, team di Alessandro Polita, che è qui con noi per commentare insieme, che vedremo nella nostra differita nella sua gara della classe Superbike. Andiamo a vedere il gruppo, che è ancora abbastanza compatto, con qualche segno sull'asfalto di una traiettoria che si va ad asciugare, ma è ancora presto. Vediamo, c'è stato un rischio corso della cieca, mi sembra, sì, della cieca, che si è comportato abbastanza bene. Intanto andiamo a vedere com'è la situazione al comando con Colucci, che tenta l'attacco. Luca Verdini è davanti e poi in terza posizione un ottimo Bussolotti, poi Valsecchi, poi vediamo le inquadrature per Danilo Dell'Omo con la tabella numero 89. Abbiamo visto le inquadrature per Domenico Colucci, che è partito davvero molto bene. Si sta intanto per chiudere il primo dei 10 giri di questo quarto appuntamento campionato italiano di velocità, classe Stock 1000. Andiamo a vedere i primi riscontri cronometrici con Luca Verdini davanti a Domenico Colucci con 7 decimi di vantaggio, 1 secondo e 4 per Bussolotti, che è terzo. Valsecchi è quarto a 2 secondi e 4, Della Cieca quinto a 2 secondi e 7, Danilo Dell'Omo a 2 secondi e 8, Ivan Goi è soltanto settimo a 3 secondi e 3, e poi Matteo Baiocco ottavo a 4 secondi e 6.
Lorenzo Alfonsi undicesimo e poi via via tutti gli altri. È partito non bene Ivan Goi dalla quarta casella. Non lo so, io penso che controlli un po', dal momento che è vero che è un pochino indietro e sta lì in mezzo al gruppo rischioso, stare in mezzo al gruppo rischioso, però bene o male ha 24 punti di vantaggio sul secondo in classifica, secondo me controlla oggi, cioè prendersi rischi in queste condizioni qui non è consigliabile secondo me. Giustamente conviene essere un po' ragionieri. Qualche volta va bene. Tu sei ragioniere qualche volta? Decisamente sì, dopo queste due manche appunto di questo weekend qui posso dire che sono stato un po' ragioniere. Ben detto, meglio effettivamente... Una gara a doppia così, dove ci sono tanti punti in palio, fare una scivolata o perdere tanti punti così, non è bene, quindi qualche volta è meglio accontentarsi. Cosa pensi di questa formula della gara doppia sabato e domenica? Interessante, però farei un pochino diverso io. Io farei proprio le due manche nella stessa giornata. Indubbiamente, soprattutto per la Superbike, per il passo poi, se in eventualità del mondiale, ti abitua un po' e di sicuro fa esperienza. Ecco, non è di sicuro male, anche perché in quasi tutti i campionati nazionali c'è la formula della doppia manche, quindi siamo rimasti solo noi. E quindi... Effettivamente sarebbe un bello spettacolo vedere due manche. Vediamo intanto Luca Verdini. No, Goi no, vedi. Problemi. Peccato. Ritiro quindi per problemi tecnici, era settimo a 3 secondi e 3. Oh, sta venendo sul Baiocco forte. Matteo Baiocco. Sì. È lanciatissimo. Vediamo intanto il nuovo riscontro cronometrico con Verdini che ha 1 secondo e 9 di vantaggio su Domenico Colucci, 2 secondi e 2 su Marco Bussolotti, 5 secondi e 4 su Patrizio Valsecchi, 5 secondi e mezzo su Danilo Dell'Omo e poi a seguire nella cieca. Vediamo giustamente mi richiama Alessandro. Ci ha fatto un passaggio, perché io stavo guardando tre piloti i tempi. Allora, vediamo un sorpasso pazzesco per Matteo Baiocco, che ha recuperato quante posizioni? Era settimo? Sì, 3 posizioni subito sono staccate. Evidentemente queste condizioni qui tira fuori il meglio di Matteo, un po' in difficoltà sull'asciutto con questa Kawasaki, un po' farlo fa tribolare. Sì, un pochino sì. Non me ne voglia Pedercini, ma... Allora, vediamo intanto Colucci e Bussolotti. Vicinissimi con Bussolotti che è andato a prendere Colucci e lo ha passato praticamente, non ci ha dato neanche il tempo di prepararci al sorpasso, è andato dritto come una saetta ed è passato in seconda posizione. Marco Bussolotti va adesso alla caccia di Luca Verdini, che ha preso intanto un vantaggio abbastanza consistente. Siamo intanto soltanto nel secondo concluso, quindi terzo giro per questa gara che ne prevede 10, sono state un po' tutte accorciate le gare viste le condizioni meteo. E comunque pensavo ci impiegasse di più l'asfalto da asciugare, ho visto gran parte della pista, soprattutto qui dietro, asciutta, si sono partiti tutti con le rain, quasi un problema. Potrebbe esserci qualche problema quindi a partire dalla metà gara. Sì, dalla metà gara anche qui sembra praticamente asciutta. Poi comunque l'estate è ormai alle porte, sì. Quindi il caldo ha asciugato rapidamente. Poi stranissimo, è ripreso. Poi è ripreso, quindi qualche incertezza, qualche piccolo problema evidentemente per lui. Adesso è decimo, vediamo adesso il prossimo riscontro. Transitano per la terza volta sotto la nostra postazione. Gas spalancato per Verdini che ha 5 secondi e 3 di vantaggio su Bussolotti e ha siglato il giro veloce in 2:10:122. Mentre Bussolotti ha girato in 2:13:02, ma l'unico Verdini ha praticamente girato con un tempo stratosferico, perché tutti gli altri hanno girato, ecco, forse Andriotta in 2:11 e poi Della Cieca in 2:12, gli altri invece sono intorno Baiocco in 2:12:03, ma gli altri, Bussolotti e Colucci, stanno girando ancora in 2:13:02 e 2:13:08. Quindi intanto sta arrivando il sole anche nella nostra cabina di commento, quindi troppo tardi. Allora ricominciamo con un'altra serie di gare, intanto linea al nostro Filippo Del Monte. Eccoci con Max Bravi, MB Team. Luca sta guidando la grande, però il problema potrebbero diventare le gomme.
Ma diciamo che davanti hanno tutti i rain, quindi se ce l'abbiamo noi ce l'hanno anche gli altri. Adesso abbiamo già un certo vantaggio, per cui ma vediamo, insomma, comunque è troppo presto per poter fare penso un pronostico, però dai, l'importante è partire bene, noi siamo partiti bene, ci crediamo. Ieri ha fatto una bella gara e Luca è bravo. Ok, grazie. Giustamente l'asfalto che si asciuga potrebbe andare a creare dei problemi, Alessandro? Ma sì, ripeto, pensavo ci impiegasse di più l'asfalto ad asciugare, invece è quasi dappertutto o asciutto. Di sicuro Luca è un pochino più avvantaggiato, nel senso che conoscendolo un po', guidando così pulito, con il gas che prende il gas presto, ma una guida bella, lineare, mette meno in crisi le gomme rispetto anche agli altri dietro, probabilmente avrà meno problemi sul finale degli altri. Inoltre, essendo avvantaggiato, non ha bisogno di forzare molto, sì, quindi. Vediamo intanto com'è la situazione alle sue spalle con Marco Bussolotti, che ha perso di nuovo la seconda posizione, ma la va a riagguantare in questo momento, quindi si riporta davanti alla Ducati di Domenico Colucci, mentre Matteo Baiocco è riuscito a risalire fino alla quarta posizione davanti a Della Ceca e Dell'Omo. Andiamo a vedere il nuovo passaggio con... vediamo i nuovi tempi siglati da Verdini, 2:10:05, però hanno abbassato anche il tempo Colucci, 2:11:09, Bussolotti 2:12:02, quindi Colucci si è ripreso, appunto vi dicevamo, la seconda piazza, e poi sta arrivando Baiocco. Sì, sta arrivando Baiocco, ma diciamo sono contento anche per Domenico, che ha attraversato un momento un po' difficile con la messa a punto della moto anche questo weekend. Vedere lui davanti a podio sicuramente fa morale sia lui che tutto il suo gruppo di lavoro. Un ottimo lavoro davvero per Domenico Colucci, che era partito con l'ottavo tempo e che sta facendo davvero molto bene. Ricordiamo che nella gara di ieri aveva concluso ottavo, mentre ha vinto Luca Verdini davanti a Ivan Goi e Marco Muzio. Quarto Bussolotti, quinto Della Ceca, sesto Dell'Omo, settimo Gino Salvatore, appunto ottavo Colucci davanti a Baiocco. Approfittiamo anche per ricordare i prossimi appuntamenti organizzati dalla Federazione Motociclistica Italiana già la prossima settimana sul tracciato di Vallelunga, quindi il 27 giugno ci sarà la Coppa Italia, e mentre a Magione ci sarà il primo trofeo esordienti femminile, trofeo Beatrice Bossini. Ricordiamo il prossimo appuntamento del CIV, 4 luglio, come dicevamo, a Misano, e poi ricordiamo che che ci sarà in quell'occasione anche il ritorno di Paola Cazzola, ci sarà già sul circuito appunto di Misano in occasione del Mondiale Super Sport. Invece Alessandro, il tuo prossimo impegno già sicuramente è Misano. No. Sarà Misano, sì, però il campionato italiano, stavamo lavorando per fare la wild card di Mondiale, invece abbiamo spostato tutto quanto per Imola. Sembrava un po' troppo vicino ancora, secondo me, con il passo per far bene al Mondiale, lo stavo preparando me, sì, ho preferito aspettare un po'. E quindi Misano non per il Mondiale, ma la settimana successiva, il 4 luglio, per appunto l'italiano. Sì, sì. Mentre appuntamento a Imola per vederti nel... tornata che si conclude, Verdini abbassa di nuovo il tempo sul giro. Guarda come passano tutti sopra l'acqua per freddare un po' le gomme. Strategia per giustamente andare a tamponare una situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa, visto che mancano ancora 5 tornate alla conclusione, quindi gara lunga, visto che il circuito... Guarda qui, Della Ceca proprio sta sulle tele. Quindi asfalto che si è asciugato prima del previsto, il bel tempo si è fatto attendere per tutto il giorno, adesso è arrivato nel momento sbagliato. Quindi incredibile, è stato un weekend proprio stranissimo. Un weekend caratterizzato da pioggia intermittente. O più che intermittente, torrenziale. Torrenziale quando piove, infatti ve ne renderete conto, appunto la gara della Superbike, ma anche quella della 125. Sì, penso che siamo stati proprio sempre più colpiti noi della 125 e della Superbike. Sì, sono state veramente fustigate dalla pioggia. Vediamo intanto con Andriotta, sì, tabella numero 11, avanti una posizione, e adesso la situazione sicuramente andrà comunque a rivoluzionarsi, perché appunto le condizioni delle gomme andranno a essere abbastanza determinanti. Vediamo Baiocco che
sta difendendo la posizione, mentre si sono fatti riagganciare Bussolotti e Colucci. Baiocco lo vediamo inquadrato in questo momento, è quarto a 11 secondi, ha girato in 2.11 con temperature con velocità che sono di tutto rispetto nonostante le condizioni, ma anche le temperature, perché alla fine comunque è abbastanza freddo. Sì, ma non è mai stato veramente freddo, solo acqua a volontà. Infatti probabilmente anche l'asfalto si è asciugato proprio perché non è freddissimo. Infatti, quindi l'asfalto, ecco, che vedete ormai è praticamente asciutto. Si conclude intanto un'altra tornata. Verdini ha sigato nuovo giro veloce, 209-429. Qui passano tutti insieme sul rettilineo del traguardo. Mancano 4 tornate alla conclusione. Vediamo Andriotta. Andriotta davanti a Bussolotti, c'è una rivoluzione in corso nella Stock 1000 con Andriotta che ieri era arrivato un 17esimo e che non abbiamo mai visto nelle zone che contano della classifica e che sta vivendo invece il momento di gloria. Secondo me se l'è giocata proprio col dire che ieri non aveva fatto poi troppo bene, avrà messo di sicuro come da asciutto intermedio, perché è l'unico che non è in difficoltà. E sta girando in 2.11.2, mentre vediamo 2.11.8 Danilo Dell'Omo. Vediamo com'è la situazione con Ivan Goy, che intanto è sesto, attenzione, è riuscito a risalire fino alla sesta posizione Ivan Goy, però sono tutti lì perché sono racchiusi in 2 secondi praticamente da Colucci che è secondo a Della Ceca che è settimo, sono racchiusi in 2 secondi, quindi tutto può succedere, rivoluzione in corso nelle ultime 4 tornate della Stock 1000 che è stata pesantemente condizionata dalla pioggia. L'unica cosa che non cambia è il vantaggio di Verdini che tutta più anzi sta aumentando pesantemente e che adesso assomma a 13 secondi e mezzo nei confronti di Domenico Colucci che si trova in seconda piazza. Sì, mi sa che non si trova più in seconda piazza. Ma in quinta, se non sbaglio quinto. Ecco, allora io adesso non guardo più i monitor, non vi darò più riscontri cronometrici, ma guarderemo direttamente le immagini perché qui la situazione è in continua evoluzione e davvero può riservare grandissime sorprese. Ecco, Colucci è pietrissimo, mentre sul nostro monitor dei tempi compariva ancora in seconda piazza. Mancano 3 tornate alla conclusione. Vediamo velocemente ora i passaggi, 2.10 ha girato Luca Verdini, mentre in seconda piazza è transitato Andriotta che ha 12 secondi e 9 di svantaggio. Intanto vediamo Ivan Goy che si porta davanti a Colucci ed è tutto in abbiamo visto in stava abbastanza in acrobazia, se vogliamo. Ma sì, perché poi tra l'altro è anche un po' pericoloso così sull'asciutto con le rain, perché la carcassa è molto morbida, una mescola appunto molto morbida con le alte temperature che raggiunge poi sopra l'asciutto, è un déjà molto. Andavano su che prendevano tutta la carreggiata. Quindi rivediamo la situazione: Verdini, Andriotta, Bussolotti, Goy quarto davanti a Colucci, Baiocco è sesto a 17 secondi e 4. Ecco le inquadrature per Colucci che è stato protagonista fino al giro precedente con una seconda posizione e adesso tenta come saltano i pezzi di gomma. È incredibile, gara davvero pazzesca con adesso vediamo il tentativo di Domenico Colucci di andare a recuperare almeno una posizione. Intanto le inquadrature sono per il terzetto di Bussolotti, Goy e Colucci con l'incredibile performance a sorpresa di Andriotta che è riuscito a cogliere per il momento la seconda posizione. 3 tornate, meno di 3 tornate alla conclusione. Vediamo Goy che passa davanti a Bussolotti e va a recuperare il terzo gradino del podio in sella alla sua griglia, dove a un certo punto sembrava avesse avuto qualche problema al motore o non so che, perché ha alzato la mano proprio in segno di ritiro quasi. E risponde Bussolotti, intanto di nuovo terza posizione per lui, quindi si contendono il terzo gradino del podio, ma c'è anche Domenico Colucci, un bel quintetto di piloti, sì. E poi anche Matteo Baiocco. Sì. E a chiudere questo quartetto c'è Della Ceca, quindi quintetto anzi. Bel trenino di piloti quando mancano ormai 2 giri e mezzo alla conclusione, situazione che va a stravolgersi
continuamente. Verdini intanto non è inquadrato dalle telecamere, ma è transitato in questo momento davanti al rettilineo sotto la nostra postazione con un vantaggio stratosferico su Andreotta, 12 secondi e 1, e adesso tutti insieme il gruppone. Questa è una situazione che si risolverà soltanto all'ultimo. Alessandro Polita. Ma sì, indubbiamente stranissimo, perché stanno tutti in difficoltà e verrà fuori di sicuro la bravura del pilota a cercare di tamponare appunto questa situazione qui. A un certo punto non so più che ti fare, perché sono molto amico di Matteo e Baiocco. Sì, e subito davanti c'è Colucci, compagno di squadra, quindi non so che ti fare a sto punto. Forse conviene per il compagno di forse squadra. Forse sì. A meno che tu non voglia andare a correre nella squadra di Baiocco. Guarda come fuma nella shake. Allora, vediamo un po' com'è la situazione con Luca Verdini, che ha un vantaggio consistente. Chissà che gomme ha messo su Verdini. Ma se io l'ho visto mentre entrava, mi sembrava fosse partito con le rein, ma non so poi se in griglia abbia deciso di cambiare all'ultimo, perlomeno il posteriore, rimanere con la rein davanti e il posteriore magari da asciutto. Non lo so, sarei curioso appunto di vedere quando si ferma. Andiamo intanto a seguire queste ultime fasi con la lotta per la terza posizione, che vede coinvolti 5 piloti. Bella gara, nonostante insomma le condizioni meteo, nonostante ovviamente qui non si possano fare i tempi su giro, visto appunto il fatto che la maggior parte dei piloti tra l'altro è partita con gomme rain, anzi forse tutti, sì, viste le condizioni, forse solo Andreotta potrebbe essere. Ma secondo me si è giocato la carta, troppo differenza rispetto al gruppo appunto degli inseguitori di Verdini, considerando che Andreotta aveva chiuso 17° ieri. Sì, niente togliere magari a Rocco, ma la vedo dura, che è passato praticamente tutto il gruppo e se n'è andato. Ed era partito con il 16° tempo. Quindi buona scelta per Rocco Andreotta, team Suriano. Mentre intanto inizia l'ultimo giro, le inquadrature tornano sul leader. Davanti sicuro. Ecco, quindi scelta di gomme. Sì, anche dietro. Ed evidentemente, quindi, come dicevi tu, sì, Alessandro, di Luca, appunto. Uno stile, bravo, sì. Stile pulito per Luca Verdini, che è riuscito a non consumare le gomme e che adesso ha alzato un po' il ritmo. 2:12.985, ma del resto ha 10 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Rocco Andreotta. Grande, quindi, è stato bravissimo. Grande performance per Luca Verdini. A questo punto la situazione di campionato come si va a mettere? Andiamo a vedere. Dipende da quanto arriva Ivan. Sì, ma con 24 punti di vantaggio penso cambi poco. Goi in questo momento è quarto, però sì, la lotta sì, cambia, arriverà a 16 punti. Guadagno un po' di punti, ma non troppi. In ogni caso, con la vittoria anche di ieri, Luca Verdini ha messo in carniere insomma qualche punto in più, che alla fine dei conti poi potrebbe essere importante, soprattutto poi lo tiene in gioco, lo tiene in corsa nella lotta per il titolo, anche se appunto Ivan Goi con 25 punti messi a segno a Vallelunga, poi 20 a Monza e ancora 20, quindi 2 secondi posti nella gara di ieri, appunto in quella di Monza, quindi è leader con 65 punti. Inquadrature per Luca Verdini in quello che è praticamente un giro d'onore, visto il vantaggio che ha, e sta trionfalmente marciando verso la bandiera a scacchi. Ultime fatiche per Luca Verdini, che ha messo a segno quindi una bella doppietta in questa trasferta del Mugello e che quindi può... Oh, arrivato leggermente lungo all'ultima curva, un matto. Ha rischiato. Sì, un rischio, pronti via così all'ultimo giro. Sarebbe stato veramente... Il colmo. Beh, forse la disattenzione quando sai che sei arrivato ormai al traguardo. Ecco, arriva proprio pianissimo, ha rallentato, è passato sotto la nostra postazione, non l'abbiamo neanche sentito. Verdini con un vantaggio comunque che si è mantenuto in 8 secondi e 4 su Andreotta. Colucci è terzo a 11 secondi e 8 e quarto Ivan Goi 12 secondi e 2, poi quinto Bussolotti 12 e 4, sesto Della Ceca 13 secondi e 6, settimo Baiocco a 16 secondi e 7 e ottavo Dell'Omo. Attendiamo ancora
Muzio, che invece aveva chiuso in terza posizione ieri, che questa volta, eccolo, è transitato ora sotto la bandiera scacchi, è nono a 32 secondi e 2. Hanno girato molto veloci nell'ultimo giro Colucci, Goi e Bussolotti, che sono scesi sotto i 2.11. Mi sa che muovevano tutti il podio. È stata una bella volata per il terzo gradino del podio, che alla fine è andato nelle mani di Domenico Colucci. Da segnalare invece il ritiro di Lorenzo Alfonsi, mentre Conti dovrebbe essere, vediamo se transita. Comunque ritardi importanti per alcuni piloti che evidentemente non si sono trovati in queste condizioni. Ecco intanto la classifica con Verdini, Andreotta, Colucci, Goi, Bussolotti, Della Ceca, Baiocco, Dell'Omo, Muzio e Valsecchi, questi primi 10 classificati nella quarta gara della Stock 1000. Ivan Goi conduce con 78 punti davanti a Luca Verdini, che sale e colma un po' il suo distacco, ora ne ha 66, poi terzo Bussolotti 48 punti, Dell'Omo 42, Domenico Colucci e Muzio 37, poi Baiocco 29, 25 punti per Badovini e Andreotta e 22 per Lorenzo Alfonsi. Grazie alla grafica della regia mobile e a coloro che hanno fatto i conti molto velocemente per poterci dare subito la classifica, ed ecco i festeggiamenti per Luca Verdini. Sarei curioso di domandarglielo che ha fatto l'ultima curva, guarda. Quel dritto che lo ha portato con le ruote sull'erba pericolosamente. E questo è Rocco Andreotta, team Suriano. Il mitico Ninetto. È incredulo Alessandro qui in postazione davanti a questa. Avrà fatto qualche sicuro qualche magheggio no. Ninetto, eccolo appunto, vedi. Oh, Nicolo. Un setup quindi da misto pioggia asciutto. E poi eccolo Domenico Colucci in terza posizione. Ah, oggi Barney ride, l'ho visto Barney ride, è... vedi? Perché cosa vorresti dire del no, tuo team manager? Perché gli dico sempre che è mono espressione. Ieri quando abbiamo fatto il risultato 3 non dico niente. No, guarda, questo lo possiamo dire, tanto quella di ieri abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non dico la mia posizione. Va bene, e a sorpresa. E io ho detto, Barry, ridi. Sto ridendo, ma era serio in realtà. Quindi oggi l'ho visto ridere, quasi in evento. In effetti, ieri tu, Luca Conforti e Stefano Cruciani avete monopolizzato il podio. Avete monopolizzato il podio, un evento che forse adesso non so se sia mai successo che tre piloti della stessa squadra. Infatti ne parlavamo ieri, eravamo curiosi appunto di sapere se nessuno mai era riuscito o in questa impresa appunto di portare i tre piloti sui primi tre gradini del podio. Allora Alessandro, abbiamo Filippo Del Monte dai box per noi, a te Filippo. Ecco qui con un sorridentissimo Rocco Andreotta, te l'aspettavi una gara così? Non ho mai girato sul bagnato, non so neanche io cosa ho fatto. Secondo Alessandro in regia era chissà cosa ha fatto il team di Soriano Andreotti. Pure io lo penso, guarda, è una moto perfetta. Ringrazio il team, la squadra. Bravo, digli bravo Filippo. Un grazie a mio padre, che è il mio sponsor personale. Ok, grazie. E ora arriva Domenico Colucci. Bentornato sul podio, bella gara. È una gara difficile, purtroppo è stata una mia colpa partire con la gomma da bagnato, perché non mi sono reso conto subito che era, diciamo, che la pista andava via via asciugandosi, quindi è colpa mia. Però dai, una gara difficilissima perché eravamo tutti lì che diciamo che viaggiavamo un po' sulle uova, però dai, alla fine abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a finire la gara sul podio. Complimenti a Domenico Colucci per questo terzo posto. E ora arriva il vincitore, due volte vincitore quel Mugello, Luca Verdini. Luca, hai guidato come se fosse stato asciutto, ma l'ultima curva hai preso un bello spavento. Sì. Mi sono spaventato anch'io a dire la verità, però era tutto abbastanza sotto controllo, vedevo che ogni giro che passava riuscivo a incrementare il vantaggio. Doppietta qui, non so Goi cosa ha fatto, ma penso che adesso il campionato si è messo molto bene. Bisogna continuare così, devo ringraziare Adopta Rider ancora una volta, l'MB Team, Manuel Cappelletti e Thomas. Davvero grazie anche a Pirelli, a tutti quanti, veramente bellissima giornata. Ok, grazie Luca Verdini, dominatore del Mugello, a voi.
Grazie Filippo, allora una bella gara, alla fine ecco, la rivediamo insieme, ha premiato Luca Verdini, intanto ecco, commentiamola insieme ad Alessandro Polita che poi deve scappare, ma anche noi tra poco concluderemo il nostro collegamento. Andiamo a casa, no? Andiamo a casa, intanto vediamo di nuovo sì, vedi la partenza. All'inizio era bagnato, proprio si è asciugato con una rapidità incredibile. Quindi una partenza che ha visto comunque subito scattare molto bene Verdini con un Marco Bussolotti all'inizio capace di stare subito in seconda posizione, è scattato poi molto bene anche Domenico Colucci, bene anche Baiocco che poi ha messo a segno un sorpasso sì. Clamoroso. Tre in una volta. E vediamo ancora qui il momento in cui invece la pista va un po' asciugandosi, questa è la lotta appunto tra Bussolotti e Colucci e poi invece della partita sono diventati anche molti altri piloti che si sono poi contesi fino all'ultimo il terzo gradino del podio, quindi gara un po' a sorpresa che ha premiato Luca Verdini, ecco il momento del taglio del traguardo per Luca Verdini che ha conquistato appunto una bella vittoria. Gara un po' anomala, un po' a sorpresa, dove il fattore clima ha giocato veramente un po' un ruolo decisivo. È il momento del podio. Intanto passerà davvero poco tempo per quanto riguarda il prossimo appuntamento. È fortuna perché questa pausa qui è stata infinita. Quindi dai, abbiamo modo di tornare in pista abbastanza presto questa volta. Comunque noi non anticipiamo niente perché i nostri telespettatori lo vedranno appunto, ricordiamo, alle 17.30 lunedì e martedì in replica alla mezzanotte le differite della Superbike, la tua classe appunto.